Buongiorno, sono il dottor Saverio Luccarelli e sono medico oculista presso il Centro Medico Sant'Agostino. Oggi vi parlerò di lenti a contatto. Le lenti a contatto sono dei dispositivi medici di materiale plastico che vengono appoggiate sulla superficie dell'occhio e servono a correggere difetti di rifrazione come miopia, ipermetropia, astigmatismo e talora vengono utilizzate per scopi estetici. Le lenti a contatto hanno molti vantaggi. Si vede meglio rispetto agli occhiali tradizionali e sono molto comode. Per questi motivi sono molto diffuse e sempre più spesso si tende ad andare direttamente dall'ottico senza fare una visita oculistica. Le lenti a contatto però sono dei corpi estranei che appoggiano sull'occhio e per questo motivo potrebbero trasmettere delle infezioni. Inoltre limitano di per sé la respirazione a livello della superficie oculare e per questo motivo possono dare dei problemi di intolleranza. A questo punto è indicato, ovvero molto consigliabile, fare una visita oculistica per verificare l'idoneità del soggetto a mettere le lenti a contatto, inoltre per verificare nel tempo il corretto utilizzo. Vorrei porre quindi l'attenzione su alcune precauzioni da utilizzare quando si indossano le lenti a contatto, in particolar modo di carattere igienico. Bisogna infatti sempre pulire le mani prima di maneggiare le lenti, onde evitare di contaminarle con batteri. Bisogna inoltre rinnovare spesso, ovvero ogni volta che si utilizzano le lenti a contatto, il liquido di conservazione e in particolar modo, qualora non vengano utilizzate per lunghi periodi, rinnovarlo almeno una volta ogni 2 settimane. Inoltre bisogna evitare di mettere le lenti a contatto di notte e qualora si abbia fastidio, subito togliere la lente a contatto e qualora il fastidio duri più di un giorno o sia rapidamente ingravescente, andare subito a farsi vedere da un oculista. È bene evitare il contatto della lente con l'acqua del rubinetto, in quanto essa contiene alcuni germi. In particolar modo ce n'è uno che si chiama acantameba e che è un parassita che alberga appunto nelle acque correnti e potrebbe dare delle cheratiti, infezioni appunto della cornea, passando attraverso la lente a contatto. Queste infezioni possono arrivare anche nei casi più gravi a dare delle ulcerazioni corneali fino alla perforazione della cornea. E quindi buona regola è evitare di fare il bagno con la lente a contatto indossata, di fare la doccia e di andare in piscina con la lente a contatto indossata. Curarsi da soli è pericoloso, infatti, perché in farmacia viene sempre dato un collirio a base di cortisone, il quale fa passare i sintomi, sembra che l'infezione guarisca e in realtà procede, che può arrivare appunto nei casi più gravi fino all'ulcerazione della cornea e a una disseminazione dell'infezione a tutto l'occhio. È quindi opportuno seguire queste semplici norme ed eseguire delle visite oculistiche annuali per verificare che non ci siano problemi in atto.